oggi di un mondo del fuori casa che è forse quello il canale più innovativo del fuori casa, e stiamo parlando del bar. Il bar negli ultimi 20-30 anni si è trasformato, non è più possibile parlare del bar, ma bisogna dire i bar, perché ce ne sono di varie specie e categorie, proprio perché è il segmento dell'offerta fuori casa che meglio ha intercettato l'evoluzione degli stili alimentari, ma anche l'evoluzione dei modelli, degli stili di vita degli italiani. Quindi abbiamo detto lì alcuni numeri, ma poi ci saranno alcuni autorevoli colleghi che saranno molto più dettagliati di quanto possa fare io in questa velocissima introduzione, ma stiamo parlando di un mondo che va a oltre 130.000 imprese, ha un fatturato, un valore aggiunto di oltre 7 miliardi e un fatturato di 20, è una stima quella di cui parliamo, perché non ci sono da questo punto di vista dati estremamente puntuali, però stiamo parlando di un mondo che poi ha 360.000 addetti con tante competenze all'interno. Allora, vedete, il programma è fitto, avremo due relazioni introduttive e poi passeremo a una tavola rotonda con alcuni protagonisti del mondo del bar o del fuori casa più in generale. Io intanto direi, anche per proprio stringere sui tempi, darei la parola al presidente Gianni Indino, presidente della Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Rimini, per un saluto. Intanto lo ringrazio come padrone di casa per questa accoglienza. Presidente, a te la parola. Innanzitutto mi auguro si senta la mia voce, perché ne ho pochissima e di conseguenza cerco di utilizzare al meglio la poca che è rimasta. Saluti, mi hanno detto di essere velocissimo perché mi hanno dato 3 minuti di tempo, 3 minuti dovrei parlare il velocemente di tempo, però preferisco dire qualcosa meno e magari essere più incisivo, come si dice. Signori, Rimini è, io vi porto il saluto della Confcommercio, vi porto anche il saluto della città. Rimini ospita questa grande manifestazione che è il SIGEM, ed è una manifestazione che ormai non ha superato i confini nazionali e europei, adesso si è collocata tra le prime fiere del settore mondiale, per cui siamo veramente felici di poter affermare con orgoglio che Rimini ormai è la patria della gelateria, del bar e naturalmente anche di tutte quelle componenti che fanno grande il mondo in questo momento, FIPE, noi parliamo di pubblici esercizi, per cui che fanno parte parecchi di questa tipologia di attività. Dicevo che io dovrei fare un ringraziamento, devo fare alle forze dell'ordine e alla polizia municipale che, nonostante abbiate visto le migliaia, centinaia di migliaia di persone che raggiungono Rimini per partecipare a questo evento, beh, queste persone ne hanno trovato una viabilità che ancora qualche problema lo crea, però l'amministrazione ha messo in campo tutte le forze disponibili a presidi, incroci, varchi sensibili, e di conseguenza è riuscito a fare veramente un ottimo lavoro a mio modesto avviso. Dicevo che per me è un onore aprire un convegno così importante. I pubblici esercizi sono un fiore all'occhiello del nostro territorio, perché sono, come sapete, la Romagna è un territorio di innovazione, di novità, di idee, una cucina veramente di dove si respira un gusto diverso, dove si ha voglia di sperimentare, di fare qualcosa di nuovo e diverso. Noi siamo contenti di questo e qui oggi abbiamo due grandi imprenditori, due amici che parteciperanno a questo convegno, che voglio salutare e ringraziare, e sono naturalmente il grande amico dirigente della Confcommercio di Cattolica, nonché uomo FIPE, ed è lo storico caffè stacco di Cattolica, che è pasticcere, che è un mio carissimo amico ed è qui naturalmente, sarà uno dei relatori, e poi un altro carissimo amico che ho visto crescere all'interno della sua gelateria, adesso è diventato veramente un grande un brand importantissimo nel mondo, infatti il suo gelato, quello della Romana, è un franchising che oramai conosco da prezzo in tutto il mondo, naturalmente mi riferisco a Massimiliano Zucchi della gelateria della Romana. Diciamo che i numeri sono importantissimi per questo SIGEM, contiamo, facendo parte anche naturalmente della fiera di Rimini, che è un commercio, contiamo di ottenere di grossi risultati, superare 212.000 presenze dello scorso anno, sono numeri importanti e anche impressionanti sotto certi aspetti, però noi li prendiamo naturalmente
intanto ottimismo e entusiasmo, perché siamo convinti che riusciremo a crescere, anche se è difficilissimo, perché oramai le minimali sono le percentuali di crescita che possiamo avere in questo settore, perché siamo veramente, abbiamo raggiunto quasi ormai un livello di saturazione. Pensate che per ogni azienda presente in fiera ce ne sono due che aspettano di poter entrare, per darvi l'idea, insomma, dell'attenzione che c'è per questo momento. E poi permettetemi oggi di ringraziare anche i ragazzi, i giovani che sono qui dell'Istituto Savioli di Alberghiero di Riccione, che presenziano oggi ed è anche questo un momento di crescita. Mi auguro per i ragazzi, perché sarà molto importante anche per voi confrontarvi con realtà particolari e interessanti. Io ho finito. Devo ringraziare il mio presidente, di Dosto Pani, presidente della FIPE, che è qui con noi quest'oggi a seguire i lavori, una persona importante all'interno di questo convegno, e sicuramente avremo modo di apprezzare le sue illuminanti parole sul tema di ristorazione, di bar. In questo caso si parla del bar, si parla della caffetteria, della gelateria, questi nuovi forum di successo. Successo per me è essere riuscito a rimanere dentro i 3 minuti che mi erano stati assegnati. Io mi auguro, e auguro a tutti voi, buon lavoro e una giornata proficua che sia dense e pregna di avvenimenti importanti e che possiate portare a casa ognuno di voi un ricordo di questa manifestazione, di questa fiera, anche di questo convegno che ci vede qui a Zanoni. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie. Grazie. Quando parliamo di commercio ad ogni livello non possiamo non parlare di FIPE, naturalmente, e quindi se parliamo di commercio imprese per l'Italia di Rimini, della provincia di Rimini, parliamo della FIPE della provincia di Rimini. Quindi invito per un saluto il presidente Gaetano Callà, con questo chiudiamo la parte introduttiva dei saluti di chi ci ospita qui a Rimini insieme alla fiera, e poi passeremo alla parte più operativa. Prego, presidente. Grazie. I ringraziamenti naturalmente non possono mancare i miei, il nostro presidente, che ringrazio per la sua presenza e per aver dedicato queste 2 giornate a questo territorio, un territorio ricco non solo di prodotti enogastronomici ma soprattutto di locali. Rimini conta quasi 2000 o più locali di pubblici esercizi secondari, no? E qui abbiamo una vasta gamma, diciamo così, di presenze. Dei colleghi specialmente che hanno partecipato con entusiasmo a questo evento, salutando il nostro presidente. Naturalmente il ringraziamento va anche da parte mia all'Istituto Savioli di Riccione, a tutti i colleghi naturalmente che partecipano, all'amico Massimiliano Ricchi, perché ha aderito con entusiasmo a questo evento. Si parla di caffetterie, gelaterie, un format che a Rimini, diciamo, è sempre in evoluzione. Rimini è stata sempre una città di riferimento, speriamo che continui ancora per tanti anni. Volevo fare una cosa particolare, oggi dei colleghi, naturalmente faccio parte anche del direttivo regionale, e abbiamo 2 colleghi che oggi, nonostante la loro festa di compleanno, Angelo Malossi e l'Ercola di Piacenza, Angelo Malossi di Piacenza, grazie per aver sentito, un buon lavoro, quindi ringraziamo a tutti, auguriamo un buon lavoro che dia dei frutti anche in futuro. Grazie. Grazie. Pensavo di avere anche una torta, visto che siamo in tema. Andiamo dopo, abbiamo organizzato. Allora, un'informazione di servizio. Abbiamo distribuito del materiale, non so se è bastato per tutti, se non fosse, le cartelle non fossero state sufficienti, sarà a disposizione sul sito, ce n'è qualcuno ancora, in ogni caso sarà sul sito www.fipe.it, già da stasera o dal massimo da domattina, e si potrà scaricare. Mi presento velocemente, sono Luciano Sbraga, sono responsabile dell'ufficio studi di FIPE, in veste insolita di moderatore, perché lascio la parola sui numeri a colleghi molto più bravi di me. Partiamo subito per stare sul tema, e do la parola a Matteo Figura, che è il direttore food service di NDPD Group Italia, che ci presenta, ci cura la parte sui trend della domanda, quindi ci dirà che cosa è avvenuto in questi anni, negli ultimi anni, dal lato dei consumatori, e anche ci darà qualche dato incoraggiante sulle prospettive future del mondo del bar e del fuori casa più in generale. Prego Matteo.
grazie Luciano. Mi raccomando, sì, sui tempi. Tu se mi vedi che di lungo richiamami all'ordine. Adesso dopo la presentazione di la polimotricità dell'intesa sarà difficile poi tenere l'ordine. Grazie per questo incoraggiamento e grazie per l'invito soprattutto a questa occasione in cui mi è stato chiesto appunto di parlare dei trend della domanda. Ci concentreremo soprattutto per quanto riguarda il mondo appunto del caffè e del gelato. Molto velocemente i dati che vedrete sono tratti dal nostro strumento di relazione, dell'indagine basata sui consumatori, un'indagine che rileva appunto i comportamenti di consumo e lo facciamo tutti i giorni attraverso un'indagine continuativa. Infatti il simbolo della mela è così come mela al giorno, toglie il numero di tonno, noi ci prendiamo cura dei consumatori appunto tutti i giorni. E la domanda chiaramente a cui sono interessati è come è andato il mercato, come sta andando il mercato oggi. Veniamo chiaramente da un periodo che ci ha interessato fondamentalmente dagli ultimi anni a questa parte, dal 2008 in poi, una crisi che noi tutti conosciamo e che abbiamo vissuto, che anche in prima persona in questo caso, che ha portato fondamentalmente ai consumatori ad essere molto più cauti nel loro scelte. Tutto questo all'interno del mercato, non soltanto, il mercato fondamentalmente vivo di crescita. Conseguenza di questo è che chi opera in questo mercato, chi ha operato in questo mercato in questo periodo di restrizione, ha dovuto fortemente lottare per la propria quota, per accaparrarsi una parte di mercato, una parte di torta fondamentalmente sempre più piccola, che stentava appunto a crescere o che non portava, come diciamo noi, poco tempo. Quindi era tutto quanto una questione di lotta per la scelta. Io l'ho scritto dal 2008 a ieri, perché oggi le cose, fortunatamente, in alcuni casi, stanno per cambiare, vedremo nel dettaglio come. Se andiamo a guardare quelli che sono i trend della domanda oggi, c'è una carrellata qui di alcuni concetti che sono magari familiari ai più e che riguardano fondamentalmente i comportamenti di consumo. Sentiamo parlare di socializzazione, esperienzialità, responsabilità sociale, trasparenza, free from, sono tutti temi che chi opera in questo mercato conosce o che dovrebbe conoscere. Sono trend che osserviamo, alcuni sono emergenti, altri sono consolidati e si sono consolidati nell'arco del tempo. È importante dire che rispetto a ieri, cosa è cambiato? Che il mercato si sta leggermente svegliando, il consumatore pur restando comunque caldo nelle proprie scelte, pur agendo in termini di razionalizzazione, comincia ad avanzare delle pretese, comincia ad avanzare sostanzialmente quelli che sono i propri comportamenti di consumo, che sono dettati da bisogni, a volte anche nuovi, che si sono sedimentati nel tempo. Quindi oggi la scommessa è quella di riuscire a indirizzare correttamente il consumatore verso i propri sentimenti in questo caso, rispetto al passato dove la battaglia era quella appunto di accaparrarsi una quota di mercato. Quindi abbiamo oggi un consumatore che riprende ad uscire fuori casa ma che ha dei bisogni, dei comportamenti diversi rispetto a quelli che erano in passato e che bisogna sapere in qualche maniera captare. Per dare alcuni numeri, con dati aggiornati all'anno terminato di settembre 2016, abbiamo un mercato che cresce in termini di traffico più 0,5%, in termini di spesa quasi 1%, un 0,9%, un dato che è spinto fondamentalmente dall'aumento dei prezzi, è spinto da una parte di inflazione, ma è spinto anche da una tendenza ai consumatori ad alzare una parte di scontrino medio nelle proprie abitudini di consumo. Lo vedremo poi perché si va verso scelte che magari portano a un livello di esperienza più alto e che quindi sono magari ancora non molto frequenti nel tempo in termini di frequenza di consumo, ma che invece vanno verso un ritorno in termini di esperienza più alte che quindi favoriscono uno scontrino medio più alto. Per quanto riguarda i settori o quantomeno i segmenti di mercato che ci interessano in questa discussione di oggi, ovvero bar, pasticcerie e gelaterie, tutti e tre questi segmenti registrano trend positivi nell'ultimo anno, quindi siamo in una fase di ripresa del mercato. Il bar in Italia, per quanto riguarda il dato della domanda, consta di circa 4,5 miliardi di visite, di cui il 61% all'interno di queste visite compare una bevanda a base caffè,
la categoria di prodotto più venduta all'interno del bar è la categoria della viannoiserie. Viannoiserie include tutto il mondo del bakery, tutto il mondo della pasticceria dolce, croissant, sostanzialmente brioche a seconda della regione in cui vengono nominati. Il 74% delle visite all'interno del bar avvengono la mattina e il 45% è la quota che il bar ha all'interno della ristorazione commerciale. Quindi vedete il segmento più importante in assoluto per quanto riguarda anche il rapporto alla ristorazione commerciale. Esistono diverse tipologie di bar, chiaramente. Noi attraverso il nostro strumento abbiamo identificato tre tipologie che si basano sostanzialmente dall'utilizzo che il consumatore fa del bar. Il consumatore identifica il bar come un luogo tipico della campagna, il caffè, quindi il classico bar caffetteria, che chiaramente è la quota più ampia, pesa il 78% sul totale delle visite all'interno del mondo del bar. E poi ci sono delle altre tipologie minori, come per esempio il bar tavola caldo, il bar tavola fredda, lì dove il consumatore identifica il luogo come non esclusivo del consumo di caffè, ma dove è possibile consumare anche dell'altro. È interessante in questa chart vedere come la parte che è legata fortemente al caffè è una parte stabile del mercato, quando cresce invece una parte che magari come dire, diversifica l'offerta. Quindi qui già c'è un primo elemento importante da tenere a mente, quando appunto l'offerta nell'arco della giornata sia più diversificata, quanto più i consumatori tendono a premiare questo settore. Queste tipologie di bar sono chiaramente anche differenti per quanto riguarda l'utilizzo o la fruizione che se ne fa nell'arco della giornata. Questo grafico rappresenta la distribuzione del traffico nelle tre tipologie di bar nell'arco della giornata. Vedete che la caffetteria, che è appunto la linea blu, ha una concentrazione più verso le ore della mattina, quindi fortemente legata nell'arco della colazione, della merenda, quindi la mattina, per noi il caffè è anche un energy boost non necessariamente legato alla prima colazione. E vedete come invece le altre tipologie di bar hanno dei picchi diversi, infatti alla calda ha un picco di traffico nell'ora del pranzo, e così invece il tratta o la fredda invece nell'ora soprattutto dell'aperitivo e della cena. È interessante vedere che rispetto al bar caffetteria le altre due tipologie di bar hanno una fruizione più omogenea nell'arco della giornata, quindi riescono a distribuire attraverso appunto un'offerta diversificata il traffico nel corso della giornata. Per quanto riguarda i prodotti, per quanto riguarda in questo caso il periodo della giornata, vedete che l'importanza del mattino cresce. Questa distribuzione percentuale delle occasioni di consumo, noi chiediamo a questi consumatori perché occasione era, loro ci dicono era un pranzo, era una cena, a prescindere dall'orario. Quello che viene identificato come colazione o merenda del mattino, vedete la colonnina verde cresce in termini di importanza. Quindi noi sappiamo e abbiamo già osservato che già da alcuni anni a questa parte il mondo della colazione in generale si sta risvegliando. Qui lo vediamo come il peso appunto della colazione del mattino sia cresciuto rispetto agli ultimi 5 anni, quindi un confronto con il 2011 in questo caso. Cambiano anche le motivazioni. Noi chiediamo ai nostri consumatori che ci rispondono per quale motivo hai scelto questo luogo in cui hai consumato, e la risposta in questo caso, abbiamo alcune motivazioni. Vedete come la motivazione principale per l'utilizzo del bar rimane sempre una questione di tempo, di comodità, no? Di possibilità, però questa motivazione qui scende in importanza. Negli ultimi 5 anni siamo passati da un 45% dei consumatori che dichiaravano ho scelto questo luogo per comodità a un 38% di oggi, mentre invece gli elementi che non sono proprio, che non erano proprio del bar in passato, tendono ad acquistare importanza, come per esempio la qualità del cibo e dell'offerta. Quindi degli elementi, in questo caso vedete, legati fortemente anche all'esperienzialità, come in questo caso alla scelta, l'identificazione del prodotto, acquistano importanza. Scende invece, così come il tempo e la qualità, anche un elemento di fedeltà. Infatti chi ci dice che non vado lì perché ci vado regolarmente, scende in termini di menzione. Andiamo a chiedere anche per quale motivo in generale hanno mangiato fuori casa. In questo caso i consumatori ci dicono che chi è stato al bar lo sceglie sempre meno per motivi di lavoro, sia perché chiaramente
sia della disoccupazione in generale, ma che non gravano direttamente su questo dato qui, ma in generale proprio l'utilizzo e il modo di lavorare nel campo. Si lavora molto più spesso da casa, la fruizione, noi c'è un effetto, c'è un trend che noi chiamiamo di homing, cioè fare a casa ciò che prima si faceva fuori casa, è una cosa che fortemente impatta. Se io prima facevo un giro per lo shopping, consumavo anche qualcosa, se oggi acquisto online, quell'atto di consumo dentro di casa viene mancato. Questo effetto del lavoro che vediamo qui in questo dato è un effetto anche di questo comportamento di consumo che è legato al modo in cui, alla modalità in cui si lavora oggi. Ma è interessante vedere come invece un'area di edonismo cresce. Per quale motivo hai mangiato fuori casa? L'edonismo per noi è quando i consumatori ci rispondono perché volevo gratificarmi, era un'occasione speciale, era un evento, volevo qualcosa di particolare, era un posto a cui sono particolarmente legato. Questa motivazione per chi ha frequentato il bar cresce ed è cresciuta negli ultimi 5 anni. Quindi vedete anche da questo dato come l'esperienza sia sempre più importante. Cambia, ed è qui interessante vedere, la tipologia di target. Noi chiaramente guardiamo ai target in maniera diversa, lo possiamo vedere per chi vuole profilare i consumatori, le fasce d'età, il sesso, quant'altro, e ho reputato interessante in questo caso inserire la quota parte delle famiglie, le famiglie sono una quota importante nel mercato del fuori casa, che tendono a crescere anche per quanto riguarda, appunto la... il mondo del bar. Noi identifichiamo le famiglie come quei gruppi in cui è presente un bambino di almeno 0-12 anni e vedete che rispetto a 3 anni fa cresce il peso di questo target della funzione del bar e rispetto all'anno precedente la quota delle famiglie è cresciuta del 9% in termini di traffico complessivo. Soffrono invece i 25-49 anni che sono una fascia di età che più sostanzialmente in crisi, questa fascia ricade parte del target dei millennial, che sono un target molto particolare, digitalizzato, che ha dei comportamenti molto particolari, ma che vedete è il target in questo momento più problematico. Se andiamo a vedere invece quelli che sono i prodotti che sono stati consumati nell'arco dell'ultimo anno, noi misuriamo i prodotti in termini di incidenza, ovvero fatto 100 le visite nel bar, in quante di queste visite compare un dato prodotto. Vedete che la parte di annual sale cresce fortemente in importanza, cresce soprattutto perché è cresciuta anche l'offerta in questo particolare settore merceologico. Le varianti e le tipologie di prodotti che abbiamo visto sono cresciute molto in termini di offerte di varietà, a discapito anche di quelle che sono i dolci e la pasticceria, che come vedete sono il penultimo parte di grafico che tende appunto a crescere. Stabile o leggermente in calo in termini di punti percentuali l'incidenza. Attenzione a questi dati, quando noi parliamo di incidenza, chiaramente è un punto percentuale sui numeri molto molto grossi, se parliamo di 4,5 miliardi di visite, un punto percentuale sono parecchie milioni di visite che vengono chiaramente a mancare da un anno all'altro o di consumazione in questo caso. È interessante vedere come la tipologia dei bar, noi per quanto riguarda la tipologia di caffè, quindi il mondo delle bevande a base caffè, i consumatori lo distinguono, chiaramente lo consumano, il 67% di tutte le tazze servite, diciamo così, sono caffè espresso in Italia, 30% sono cappuccini, restante circa 1,7% il residuale di americano, che chiaramente non è il prodotto maggiormente in voga in Italia. Interessante vedere come la parte di espresso scende in termini di incidenza negli ultimi 5 anni, passiamo da un 43% a un 42,3%, sale invece la parte invece del cappuccino, chiaramente accompagnata da una colazione che abbiamo visto crescere in termini di occasione di consumo, e chiaramente ha favorito il consumo anche di questo prodotto. È tutto legato, la maggiore offerta da parte del mondo della viandolaseria ha favorito anche una colazione fuori casa molto più ricca in termini di prodotto. Qui vediamo un parallelo che indica come indicizzato al settembre 2011
come sia calato sostanzialmente le visite complessive del mercato del fuori casa, da 11 a 94, quindi il volume complessivo di visite della ristorazione commerciale è sceso, e questo ha avuto un impatto molto negativo nel mondo del caffè, perché ha trainato con sé il consumo di volumi di caffè, veramente una minor presenza di consumatori nel fuori casa ha portato a una minor presenza di consumo di caffè in termini di volumi. La cosa purtroppo da dire è che, sebbene nell'ultimo periodo, vedete, la linea blu leggermente tende a risalire, stiamo un punto in termini di indicizzazione, invece quella del caffè continua a scendere. Questo già è un primo segnale di come il caffè, in termini di consumo, stia in qualche maniera subendo quelli che sono comportamenti di consumo nuovi che si sono sedimentati a fronte di una crisi di così lungo periodo. Cioè nel tempo i consumatori hanno acquisito nuove abitudini, in questo caso il bere caffè in casa, possibilmente, che al ritorno e alla ripresa del mercato sono molto difficili da, come dire, ricambiare nuovamente. Cioè insomma è una crisi che sta, e lo ripeto sempre quando parlo delle presentazioni, è una crisi molto lunga che ha chiaramente impattato su. So che sulle, i tempi sono stretti e mi scuso per questo, purtroppo. Allora, in futuro invece prevediamo una crescita del mercato, soprattutto del bar, in questo caso qui stimiamo che il segmento del bar tenderà a crescere fino a un punto percentuale nel 2018 secondo le stime che viene fatto. Molto velocemente sul gelato, e andiamo a chiudere, sì, poi dopo gelato, ci sarà la possibilità di gelato per noi vale 641 milioni di service venduti, si distingue in 82% di gelato da passeggio e un restante 18% suddiviso tra granite, torte gelato e altri prodotti sostanzialmente anche delle catene e così. Interessante vedere come fatto 100 la parte di gelato da passeggio, l'83% cresce è fatto da gelato artigianale. E all'artigianale che è chiaramente foraggiato anche da prodotti che sono stati messi. Cambia anche il modo in cui, vedete, il gelato viene consumato, sempre più il gelato consumato fuori casa, cioè fuori dal locale, quindi anche qui un effetto, un comportamento che tende il consumatore a favorire il takeaway, a vivere di più fuori casa. Poi anche i nuovi concetti per le gelaterie che nascono spesso sono anche molto piccoli e favoriscono anche sostanzialmente il gelato a porta più e il consumo all'aria aperta, quindi anche qui un trend da capitale. Finita questa è l'ultima chart per dire che i consumatori fanno scelte più oculate e il bar sta riacquistando un po' in questo caso la propria identità, perché vedete c'è, cioè, si ritorna a consumare i prodotti sostanzialmente presso questo bar, presso il bar stesso. Abbiamo sì favorito questo ed è chiaramente una storia di successo, come la diversificazione dell'offerta e l'investimento in un tipo di prodotto ha favorito chiaramente anche il ritorno dei consumatori a delle abitudini di consumo che si erano perse. Verso il bar non è più soltanto la fedeltà, la loyalty, o anche diciamo il tempo, la prossimità, ma elementi di esperienzialità sono sempre più importanti e guidano le esperienze e le scelte dei consumatori, e anche in ultimo, non da sottovalutare, le famiglie che sono una quota parte importante del mercato, che stanno tornando a consumare e che chiaramente trovano anche dei nuovi concetti di bar, nuove tipologie di bar, anche spazi utili per il loro consumo. Grazie. Grazie Matteo. Buona per la corsa e così l'allenamento. E per fare solo una velocissima sintesi, prima di passare la parola a Bruna Boroni, consulente di TradeLab, quello che ha detto Matteo Figura di NPD, in sostanza, se posso fare una sintesi, poi dimmi se è coerente con quello che hai detto, la colazione è in crescita al bar, dentro un mercato che tra chiari e scuri è tuttavia in ripresa, e per i prossimi due anni ci aspettiamo almeno una crescita di circa 2 punti percentuali. Abbiamo il caffè che ha sofferto, perché è la categoria più importante del mondo del bar, se il bar soffre, soffre ovviamente anche il caffè. C'è più spazio per le famiglie, il bar è sempre meno una commodity, conta la prossimità ma conta anche l'esperienza. E per concludere, l'altra categoria importante, il gelato fuori casa e soprattutto artigianale.
Questo ci dice molto su quello che sta avvenendo a livello di gelato, quindi dovremmo in qualche modo trarre indicazioni su questa categoria. Adesso la parola a Bruna, che ringrazio anche a nome di Fipe per essere venuta qui, so che ha avuto un po' di problemi dovuti alla stagione, per l'influenza, ha lavorato anche ieri per noi. Ecco, vi chiedo di concentrarci sui tempi, perché stiamo andando purtroppo, siamo veramente contingentati, spero che non vada a deflazione della qualità del tuo intervento. Vediamo di farcela, sono abbastanza conosciuta per parlare molto velocemente, per cui spero di farcela in un quarto d'ora. Allora, il mio obiettivo, ringrazio innanzitutto per l'ospitalità, il mio obiettivo, abbiamo visto prima il trend della domanda, è chiaramente quello di parlare invece dei trend dell'offerta, lo farò soprattutto cercando di identificare quali sono le macro tendenze che secondo noi guideranno l'offerta nei prossimi anni. Giusto, di che numeri parliamo? Sono stati già introdotti alcuni numeri prima, io faccio un quadro del mercato away from home, sia diciamo della parte commerciale sia della parte indipendente. Lo sapete, è un mercato molto frammentato, 305.000 punti di consumo per un valore complessivo che non stimiamo, perché non ci sono ancora dati a consuntivo, di 78 miliardi di consumi food and beverage away from home. È vero che è un mercato che ha qualche difficoltà dal punto di vista dei volumi, se prendiamo però i dati a valore, compresa l'inflazione, è un mercato che non ha conosciuto crisi. E voi ditemi, in Italia, tolte alcune eccezioni della tecnologia, è forse uno dei comparti che è andato meglio e che sicuramente ha superato in maniera più brillante di altri il periodo di crisi che ha interessato il nostro paese. Provo a confermare e a definire meglio i settori e i segmenti di cui parlerò oggi. Stiamo parlando di bar che rappresentano di qua i 305.000 punti di consumo, una quota importante, sono il 43% della rete, 133.000 bar, e anche la rete di bar, nonostante la crisi, è continuata a crescere. Un mercato che vale complessivamente circa 21 miliardi, per cui rappresenta il 26% di questa torta complessiva delle away from home. Parliamo però anche di gelato. Gelato che è molto importante all'interno dell'offerta away from home, perché vedete che è presente addirittura nel 13% della rete, con 39.000 attività che vendono gelato, una rete anche quella della gelateria, ma in generale dei punti che vendono gelato, che è in crescita, con un mercato complessivo sell'out di 4 miliardi, per cui il 5% del mercato complessivo dei 78 miliardi. Fatta questa introduzione per capire un po' quali sono i numeri a cui facciamo riferimento, quali macro tendenze guideranno l'evoluzione dell'offerta di bar e di gelaterie? Primo punto, cosa ci immaginiamo? Ci aspettiamo che probabilmente accanto alla somministrazione sempre più i gestori dei punti di consumo introdurranno degli altri servizi. Per cosa? Per rispondere da una parte a dei bisogni dei consumatori, che possono essere dei bisogni ludici o funzionali, e permettere una concentrazione degli acquisti. Sappiamo che gli avventori hanno sempre meno tempo, mettiamogli a disposizione più servizi. Dall'altra parte anche per recuperare fatturato. Perché parliamo di recuperare fatturato se abbiamo detto che in questi anni il mercato è andato abbastanza bene e è stato tutto sommato stabile? Perché se è vero quello che dicevo prima, lo confermo, che il mercato dei consumi fuori casa in questi anni è andato bene, è vero che gli equilibri all'interno sono cambiati. In particolare, come succede spesso nella crisi, che polarizzano un po' poi l'offerta, in particolare il segmento basso del mercato, cioè quei bar che fatturavano meno, sono cresciuti. E vedete che i bar che noi stimiamo fatturano meno di 110.000 euro all'anno con la somministrazione sono passati a pesare dal 27% il 34% dei nostri 133.000 bar. E allora chiaramente questi gestori che stanno guadagnando meno dalla somministrazione hanno cercato di recuperare fatturato. E come hanno cercato di farlo? Introducendo degli altri servizi che consentissero, abbiamo detto, ai consumatori poi di trovare magari servizi funzionali o servizi legati al gioco all'interno dei bar. Tanto è vero che vedete, il fatturato del bar prima era fatto nel 2013, l'85% era fatto dalla somministrazione, oggi la quota della somministrazione è scesa al 77%. E difatti se andiamo a registrare quali servizi offrono i bar, vediamo che sono servizi, ci sono molti bar che offrono diversi servizi, sono i servizi diciamo più storici, i giochi,
la pay TV, ma anche servizi nuovi come pagamenti, ticket, invii e ricariche, ma anche i servizi più legati alla sfera ludica, l'intrattenimento, gli eventi. Pensate ai servizi legati al wifi, si parla spesso adesso di bar in cui è possibile fare il co-working, per cui avere delle postazioni di lavoro, e invece servizi più storici, diciamo, come i biliardi e le carte. E vedete che complessivamente questi servizi hanno portato un maggiore fatturato al bar, perché l'incidenza di questi, del fatturato generato da questi servizi è passata dal 15% del 2013 al 23%. Per cui cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo nel futuro dei format che accanto all'attività di somministrazione integrino degli altri diciamo, poli di fatturato, quali ad esempio abbiamo visto questi servizi. E questa è già una realtà, perché il 16% dei bar che noi abbiamo analizzato ha adottato questo modello di business e genera oltre il 40% del fatturato con servizi diversi dalla ristorazione. Secondo punto, integrazione di servizi più ibridazione con offerte artigianali. Nel nostro mercato avevamo un'eccellenza nella somministrazione, avevamo un'eccellenza nell'artigianalità. Cosa è successo? Che molto spesso adesso troviamo dei format ibridi, somministrazione e vendita, che vanno a soddisfare un consumatore che abbiamo visto prima è sempre più alla ricerca di qualità. E questa è già una grandissima evidenza nel nostro mercato, perché a fronte di 39.000 gelaterie, 22.000 pasticcerie, 36.000 panetterie, una quota rilevante di questo, in particolare delle pasticcerie e delle gelaterie, è già abbinata alla somministrazione. Sono gelaterie o pasticcerie che insieme hanno un bar, proprio perché insieme riescono a dare maggiore valore alla loro offerta. Se lo leggiamo al contrario, se facciamo 100 i bar, vediamo che dei bar il 13% ha una pasticceria di autoproduzione, il 9% ha una gelateria di autoproduzione, il 4% ha un'offerta anche di panetteria. Circa il 18% dei bar in Italia valorizza la propria attività con un'offerta di prodotti artigianali che generano circa il 30% del fatturato. In una nostra recente analisi, intervistando 1000 gestori di bar, abbiamo anche chiesto: ma voi siete interessati ad aumentare la componente artigianale della vostra offerta? Qui vedete la risposta, quasi 2 gestori su 3 che oggi non trattano la gelateria o la pasticceria artigianale ci hanno detto sì, io sono interessato ad avere comunque una componente di prodotti artigianali maggiore all'interno della mia offerta, e sono in particolare i bar più evoluti, quelli che stanno performando meglio sul mercato. Per cui altro trend che ci aspettiamo è somministrazione valorizzata da una componente di prodotti artigianali. Terzo punto, specializzazioni le ho definite hard. Perché? Perché c'è bisogno di rispondere a un consumatore che è sempre più evoluto, il format generalista al giorno d'oggi non permette a un punto di consumo di crescere adeguatamente, e perché la concorrenza su questo mercato è sempre più agguerrita. Abbiamo visto prima 305.000 punti di consumo che in qualche modo possono fare concorrenza al mio bar, alla mia gelateria. Che la specializzazione pagava lo sapevamo già, cioè che so che i format, diciamo, generalisti erano in crisi. Qui lo vedete abbastanza bene in questo grafico, fatto 100 i bar nel 2007, noi identificavamo 27% di bar, chiamiamoli tradizionali, generalisti, e solo il 7% di bar invece con una forte specializzazione. Nel 2016 vedete la quota dei bar generalisti scende a favore dei bar invece che sono multispecializzati. Ma specializzarsi basta, probabilmente una specializzazione, chiamiamola soft o light, non è più sufficiente. Oggi serve una specializzazione hard per vincere la concorrenza. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio pensando a come si è evoluta la quota di persone che pranzano al bar. Vedete, nel 2004 il 12% dei clienti che frequentava un bar entrava per fare il pranzo. Questa quota è cresciuta nel tempo, siamo arrivati al 18%, per poi riscendere nel 2016 al 14%.
questa cosa un po' ci ha stupito, perché in fondo il pranzo complessivamente è un'occasione che cresce. Ma cos'è successo? Che i nostri bar, che avevano probabilmente affrontato il pranzo, ma con una specializzazione soft e non hard, hanno subito la concorrenza di tantissimi altri operatori del mercato away from home che oggi ti consentono di pranzare fuori casa. Pensate all'evoluzione dei ristoranti, quasi tutti adesso, soprattutto se hanno location centrali, fanno un light lunch, fanno danno la possibilità a prezzi contenuti di pranzare. Pensiamo al takeaway, pensiamo alla GDO che fa offerte per il pranzo. E allora solo i bar che avevano una specializzazione hard, e avere una specializzazione hard cosa vuol dire? Che tutti gli elementi della mia offerta devono essere a sostegno di quella specializzazione. Solo queste tipologie di bar sono in grado di affrontare la concorrenza che stanno facendo tanti altri operatori sul mercato away from home. Tanto è vero che vedete i bar lunch con cucina, perché per offrire un'offerta qualificata nel pranzo probabilmente non bastano i panini, devo avere una cucina, sono aumentati del 20% in 3 anni. Quarto diciamo macro trend, qui ho unito dei temi che so essere molto diversi, ma se ci pensate tutti vanno incontro all'esigenza di un'offerta più mobile, di un'offerta che va incontro al consumatore. Parlo di on the go, parlo di street food, parlo di food delivery. Non abbiamo parlato oggi di ristorazione commerciale in termini di offerta, lo sappiamo, la componente commerciale, le catene, per essere più sintetica e semplice, pesano, come il fatturato del nostro 78 miliardi, 14%. Pesano ancora poco, stanno crescendo, hanno però un importante ruolo di innovatori dell'offerta. Innovatori dell'offerta, se pensate, molto spesso proprio loro ci offrono dei format che sono ibridi, somministrazione ma anche on the go e libero servizio. Allora ci aspettiamo che anche il bar del futuro, la gelateria del futuro, magari abbia all'interno una componente di prodotti e di offerta on the go o a libero servizio. Perché? Perché questo, se sono un barista, avere magari uno scaffale on the go mi consente di fare fatturato senza dover investire in spazio e in lavoro. Dall'altra parte lo sappiamo, il nostro consumatore ha meno tempo, ha sempre più di fretta, se gli do anche un'offerta per i consumi on the go probabilmente riesco ad aumentare il mio fatturato. Food delivery se ne parla tanto, è molto interessante perché ce lo diceva prima, lo dicevamo nella presentazione di prima, il primo criterio di scelta ancora oggi di un bar è la prossimità. È chiaro che questo però diventa un vincolo, perché io che sono un barista posso lavorare solo in un determinato bacino. È vero però che col food delivery posso superare la prossimità. Food delivery, che se ne parla tanto ma è ancora abbastanza marginale come fenomeno, pesa circa 400 milioni di euro su quei 70 miliardi, ma sicuramente è un fenomeno che va monitorato. La cosa più semplice, forse più simpatica che si sta facendo per andare incontro al consumatore invece è tornare al vecchio ambulantato. Prendo la pecar con il gelato, prendo la pecar con il mio caffè e cerco di andare dal consumatore. Questo mi consente di superare la prossimità e di sfruttare tutte le opportunità spazio temporali che la domanda mi offre. Altro punto, attenzione al benessere. Se ne parla tanto, non potevamo non parlarne anche noi. Perché? Perché dalle nostre recenti analisi è emerso che il consumatore away from home è anche lui alla ricerca di benessere. Il dubbio che c'era venuto è che magari questi consumatori legati al benessere fossero un po' punitivi a casa mangio l'insalata, poi vado fuori casa e invece, voglio dire, do spazio più a piatti che mi possono soddisfare maggiormente. In realtà non è così, il 65% degli avventori del fuori casa è interessato a trovare prodotti legati al benessere e il 54% degli avventori ci dice che a fronte di un'offerta più vicina alle proprie esigenze alimentari consumerebbe di più. Dall'altro canto i gestori di bar cosa ci hanno detto? Il 20% dei gestori di bar ritiene importante avere comunque un'offerta che abbia al proprio interno prodotti legati al benessere. Il 5% dei gestori dichiara di trattare già prodotti biologici e vedete il dato nella tabella, il 50% delle gelaterie tratta già gusti light o milk free, con bevande a base di soia o a base di riso. Per cui anche nel mercato away from home questa è una tendenza che ci aspettiamo di trovare. Penultimo punto, attenzione all'immagine. Vi chiedo di... Penultimo senza punto. Penalizzare. Attenzione all'immagine.
immagine, lo dicevamo, specializzazioni art, la prima diciamo etichetta della specializzazione è l'immagine. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che il nostro consumatore che vuole essere stupito dal mercato away from home sia alla ricerca di offerte sempre nuove, e proprio l'ambiente, la caratteristica fisica dell'ambiente avrà un ruolo sempre più rilevante, fino ad arrivare, questo lo fanno alcune gelaterie, ma lo fanno alcuni bar pensando all'offerta del panino del bar, alla personalizzazione dell'offerta, cioè io consumatore divento protagonista nella preparazione del mio piatto. Chiaramente questo diventa sempre più complicato e rende sempre più complesso questo mercato, perché io invece che sono produttore devo andare a inserire i miei prodotti in un'offerta che magari è già molto connotata. Arrivo subito all'ultimo punto, così cerco di stare nei tempi, l'attenzione al digital. Anche questo è un tema molto interessante per rispondere ai bisogni di un consumatore social e fare più attività di marketing e di sell out. Qui, non so se in sala ci sono operatori come gestori di bar o di gelaterie, secondo noi c'è ancora parecchia strada da fare. Il 30% dei gestori di bar ci ha detto di non utilizzare internet, solo il 21% dei bar ha il wifi, pochi bar hanno un sito internet e così via. Cosa ci aspettiamo che possa fare la rete in termini di digital, in termini di sviluppo del mercato e di relazioni di filiera un domani? Se pensate, il digital può da una parte essere un servizio per soddisfare un avventore più social. Il 60% dei consumatori fuori casa utilizza la rete anche durante l'esperienza di visita, per cui avere una connessione diventa un servizio assolutamente rilevante per il nostro consumatore away from home. Può essere uno strumento per fare marketing, l'invio di mail, l'organizzazione di promozioni che in questo mercato fanno fatica a partire e così via. E pensate al digital anche come strumento per migliorare le relazioni con i vostri distributori o con i distributori a monte, ma anche con i produttori. Per cui vedete che le possibilità, diciamo, le linee guida, le macro linee guida di evoluzione dell'offerta sono davvero molte. Tempo era poco, abbiamo cercato di portare su questo tavolo alcuni stimoli. Chiudo dicendo che i trend dell'offerta, come succede in ogni mercato, saranno guidati da un lato da crescenti bisogni di consumo, esperienziali, sociali e da una maggiore competitività. Cosa ci aspettiamo? Che alle segmentazioni tradizionali, eravamo abituati a pensare ai bar classificati per occasioni di consumo, ai ristoranti classificati per posizionamento di prezzo, dovranno essere affiancate delle nuove logiche di lettura del mercato. Per le aziende e per gli operatori vuol dire maggiore complessità, ma dall'altra parte è quello che dà valore a questo mercato, cioè ci saranno spazi per l'innovazione. L'industria potrà fare in questo mercato, magari più che sul mercato at home della grande distribuzione, innovazione di prodotto. I punti di consumo potranno, proprio perché il consumatore è un consumatore evoluto che ha bisogni complessi, fare differenziazione di formato. E in questo mercato il vantaggio è che si può provare a fare questo creando valore e provando a mantenere anche la marginalità. Grazie, Bruna, grazie. Devo stare con la disciplina dei tempi, però avevo un'altra occasione, magari con maggior tempo. Mi pare che le cose dette da te, le cose dette prima da Matteo Figura di MPD più convergano. Se posso fare una sintesi, intanto dico che noi sul tema della digitalizzazione siamo molto presenti. Un paio di anni fa abbiamo fatto questa guida di business del bar, dove parlavamo dell'innovazione come strumento di avvicinamento tra imprese e cliente, ma anche con i fornitori, pensando al back office. Questa guida, per poi chi la vuole potrà chiedere fuori come prenderla. Devo dire che, se faccio fare una sintesi, meno somministrazione e più servizi, mi sembra di capire. Se si va sulla specializzazione, deve essere una specializzazione art, fermo restando che resta il tema della multiproposta con offerta allargata, e soprattutto c'è questo aspetto del binomio tra somministrazione e componente artigianale. Un'analisi fatta da noi e riportata nella guida di business del bar dimostra che negli anni della crisi i format, i modelli di business che hanno meglio retto alla crisi
sono stati il bar pasticceria, il bar gelateria e in parte il cosiddetto lunch bar, quello legato al pranzo, che però mi sentiva della congiuntura sfavorevole. Adesso dagli analisti, dagli studiosi passiamo la parola agli operatori, quindi io invito su questo tavolo, iniziamo con Matteo Fratianni, che è Business Development Manager di Autogrill, un grande del mercato. Poi Marco Benetta, che è direttore marketing acquisti di Ares Italia, MyChef, più conosciuta come MyChef, avete cambiato nome recentemente. Poi passiamo ad al mondo del caffè, Enrico Vergnano. Poi vi spiegherò perché è qui, non come torrefattore, ma perché ha avuto l'idea di sviluppare anche come torrefattore, naturalmente. Prego, si accomodi. Sì. E poi, da ultimo, anzi altri due piccoli, Paolo Staccoli, che è dello Staccoli Caffè di Cattolica. L'ultimo perché è una via di mezzo tra questi grandi e il più piccolo, magari Staccoli, che è Massimiliano Zucchi, Gelateria La Romana. Credo, così abbiamo fatto lo sforzo di rappresentare un po' tutto il fuori casa, nelle diverse dimensioni, ma soprattutto anche le diverse tipologie, perché parliamo di caffè, parliamo di gelato, anche per essere coerenti con il mondo, con questa manifestazione, e poi parliamo ovviamente di due operatori che sono molto trasversali anche con i loro formati. Allora, faremo una piccola tavola rotonda, abbiamo, prima di dare la parola al Presidente Stoppani per le conclusioni, una quarantina di minuti per poter fare un giro. Io partirei intanto proprio da Fratianni. Abbiamo sentito che cosa sta avvenendo, è avvenuto e avverrà in termini di domanda, in termini di offerta, e mi chiedo, dentro questo cambiamento, un'azienda come Autogrill, quali sono i pilastri di riferimento per sviluppare nuovi concept? Perché voi siete presenti naturalmente nei posti, punti di grande traffico come autostrade, aeroporti, stazione, ma probabilmente state riflettendo anche su altre dimensioni del mercato. Ecco, quali sono i pilastri a cui fate riferimento? Quali sono i driver che vi guidano, se ce ne sono di più importanti? Allora, sono convinto che l'universo della ristorazione, sempre più, come abbiamo già visto anche da chi mi ha preceduto nell'intervento, si focalizzeranno su quello che è il concetto di qualità. E quel concetto di qualità ovviamente si declinerà su quello che è il prodotto, su quello che è il servizio e quello che è l'ambiente. Ma sono ulteriormente convinto che un mega trend che si sta realizzando e che stiamo in maniera incontrovertibile verificando sono la presenza della digitalizzazione e dell'autenticità, che sono due fenomeni che una grande azienda di ristorazione necessariamente deve tenere monitorato e fare proprio. Vediamo che per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, questo tema sta pervadendo ogni momento della vita dei consumatori, comunque delle persone. Per quanto riguarda il tema dell'autenticità, questo tema ci stiamo accorgendo che in ogni persona, per ciascun individuo, sta assumendo sempre più importanza. Diamo senso a tutto ciò che facciamo, diamo senso a tutto ciò che mangiamo. Quindi stiamo esaminando con grandissima attenzione questi trend, che sono stati appunto portati anche all'attenzione dai global food trend, che indicano alcune segmentazioni, alcune precisazioni. In primis, vediamo che c'è un orientamento a mangiare meglio. Tutti stiamo cercando, l'abbiamo visto anche da chi mi ha preceduto, un prodotto sempre più sano, che esprima sempre maggiore qualità, che racconti qualcosa anche più su me, che sono il consumatore, di quell'offerta. Verifichiamo anche che c'è un orientamento molto forte a non sprecare. Il food sta cercando delle frontiere dove non si butta più il cibo, ma si cerca una modalità per non gettarlo, per riutilizzarlo. Vediamo un altro megatrend molto importante, un trend che
sempre racchiuso dal concetto dell'autenticità, che il prodotto deriva dalla consegna direttamente dalla fattoria alla tavola. Questo è un altro punto di estremo valore, una nuova frontiera di grandissimo interesse. Le cucine ormai sono molto più e molto sempre più cucine a vista, vogliamo vedere trasparenza, vogliamo vedere cosa succede al di là di chi sta preparando un prodotto, vogliamo vedere che tipo di prodotto usa e come lo sta cucinando. Inoltre, un altro aspetto importante che noi riteniamo fondamentale in questo concetto di autenticità è il fatto di reinventare un revamp, quindi le ricette della tradizione. Quindi questi due megatrend che noi di cui stiamo parlando, digital e autenticità, sono megatrend che Autogrill fa proprie e esprime i propri concetti. Noi abbiamo un dipartimento di marketing che appunto si occupa di analizzare questi trend e attraverso l'analisi dei trend e l'analisi di quelli che sono i bisogni e quindi dei gap che possono esserci, si preoccupa di trovare la giusta innovazione che dia le corrette risposte a questi trend e quindi a questi concetti. Giusto per fare un flash, visto che il tempo stringe, Autogrill con la formula Bistrò e con la formula Puro Gusto, ad esempio, si è preoccupata di riuscire a fare proprio questi trend e a esprimerli. La trasparenza la possiamo vedere ad esempio in quelle che sono le preparazioni a vista dei nostri bistrò che sono presenti in Piazza Duomo Milano o nella stazione centrale di Milano o in altre top location, così come il tema della sostenibilità, nel senso che addirittura i nostri arredi talvolta nei nostri bistrò vengono recuperati da situazioni di recupero. Per quanto riguarda il bar, quindi ad esempio il Puro Gusto che è uno dei nostri bar di punta, noi vediamo l'italianità come punto di forza, quindi anche in questo tornare e recuperare il senso di verità e dargli più valore. La ringrazio, io stavo proprio chiedendole di fare un esempio, qualche esempio, di capire come quei megatrend poi si trovino concretizzazione all'interno dei vostri esercizi. La stessa cosa la chiedo al dottor Beretta, anche My Chef. Areas in Italia, ma il chef è presente in grandi poli di flusso, diciamo, turistico, ma di passaggio e così via, e però anche altrove. Quindi anche per voi, quali sono, siete d'accordo, cioè, con quello che abbiamo sentito, i trend sono effettivamente quelli, li interpretate a modo vostro e come questi trovano poi concretezza in quello che fate? Certo. Allora, vabbè, My Chef è diventato Areas da pochi mesi. In realtà Areas è uno dei leader di mercato nell'ambito appunto del travel business food ed è un gruppo che in Italia fondamentalmente fattura circa 180 milioni di euro e gestisce circa 90 milioni di clienti all'anno. Devo dire che seppure il nostro business è appunto un business legato a persone che viaggiano, quindi il mondo autostradale, il mondo aeroportuale, i dati che abbiamo visto, le analisi che abbiamo visto rispecchiano più o meno anche il comportamento del nostro consumatore, quindi di conseguenza anche noi che abbiamo appunto una serie di analisi, di trend delle nostre tipologie di consumatori e delle aspettative che essi hanno, devo dire che siamo sicuramente d'accordo con quello che è stato detto poco fa dal collega di Autogrill, perché i driver che secondo noi sono quelli che in questo momento possono fare la differenza in termini proprio anche di fedeltà del cliente, seppur il nostro business può essere anche una commodity, in realtà poi l'utente ha l'opportunità di scegliere, quindi sceglie in funzione di qualche cosa, che può essere sicuramente un'immagine coordinata, quindi una filosofia che viene data al locale, che non è più un locale generalista, ma è un locale che fondamentalmente ha una filosofia che si dimostra anche attraverso un brand, quindi diciamo una delle attività che stiamo sviluppando sono partnership con brand noti del Liverniano che poi presenta il tavolo piuttosto che di conseguenza l'opportunità di dare al locale già una connotazione, quindi una riconoscibilità da parte del cliente, che quindi può già
avere una barriera in meno all'ingresso. Dopodiché quindi il trend è quello di cercare di essere sempre meno generalisti e sempre di più specifici in modalità hard, come quindi abbiamo visto. Lei è d'accordo con assolutamente, la specializzazione hard di cui parlava? Assolutamente sì, e come caso specifico uno dei nostri format di maggior successo si chiama Vicere, che è un format lanciato circa nel 2010 più o meno, e ad oggi è presente in 15 aeroporti in Italia. E questo format, oltre ad avere la parte caffetteria classica, ha, diciamo, come competenza verticale molto hard quella del bakery, inteso come dolce salato, e quindi misurando proprio il trend di fedeltà del cliente rispetto al lancio di questo format, abbiamo visto che negli anni è comunque in costante crescita, perché appunto il cliente si rende conto che un contesto curato ha una sua filosofia e quindi non è un qualcosa di generalista, e nello stesso tempo riesce a dare un'offerta che è specifica, seppur poi il cliente quando entra può anche decidere di prendere un caffè piuttosto che una cosa molto più generica, però l'impatto è quello di dare una possibilità di scelta. Ok, grazie. Adesso vorrei passare la parola a Paolo Staccoli. Io lo conosco, ho un debole nei suoi confronti, perché dico piccolo è una cosa positiva, naturalmente in questo caso lo uso in un'accezione positiva, perché penso che lui non abbia un direttore marketing, un business development manager, quindi deve fare un po' lui con i suoi collaboratori, ma soprattutto lui. Ecco, volevo capire, perché non so, forse la conoscono tutti, lo Staccoli Caffè, ma per chi non lo conosce, può raccontare quali sono i cambiamenti, le trasformazioni dello Staccoli Caffè nel tempo? Perché forse ritroviamo molte di quelle cose che abbiamo visto da dentro, almeno. Intanto grazie che sono qua insieme a questi bossi, diciamo. Noi siamo piccoli, perché siamo un'azienda familiare da 52 e perseguiamo la nostra ovviamente linea, ma è incredibile, perché questi dati rispecchiano veramente anche nel nostro piccolo tutta la linea del mercato che c'è stato negli ultimi anni. Quindi la vediamo sia in termini di numeri, sia in termini di percezione del cliente, e quindi ovviamente anche se un piccolo, ho detto vabbè, vediamo un attimo di analizzarli anche noi in senso positivo, per poi trasmetterli ai nostri, chiamiamoli ragazzi, mi chiamo ragazzi, voi avete un'altra percezione ovviamente del personale, però comunque questa cosa è importante. Quello che abbiamo fatto noi, a parte sì, un discorso di mi metto un attimo nei panni vostri in un modo diverso, però comunque preservare la tradizione, perché adesso stanno un po' cercando appunto i grandi gruppi di fare, di trasmettere, noi la fortuna che ce l'abbiamo e quindi continuiamo a trasmetterla e a portarla a conoscenza ai nostri clienti, che quella è una delle cose che, oltre all'offerta molto variegata dei nostri locali, ha portato a mantenere il mercato anche in momenti difficili. E vediamo che ancora di più l'artigianalità dei nostri prodotti, ancora più percepita, ancora più trasmessa alle persone, ha portato anche nell'ultimo anno a un'inversione di tendenza, quindi anche a un piccolo trend di crescita, e quindi pensiamo di aver preso la strada giusta su questo. Ovvio che il discorso di digitalizzazione, noi abbiamo aperto il locale più grande 6 anni fa, già avevamo internet, avevamo tutto quanto, quindi perché comunque per forza adesso dobbiamo lavorare anche con questo strumento, che è fondamentale anche per un locale piccolo. Io penso che i social e la digitalizzazione sono importanti per tutti, quindi adesso mi metto nei panni dei piccoli e cambio un pochino le carte in tavola. Cosa può fare il piccolo per difendersi? Posso, non voglio interrompere, solo per dire, siccome abbiamo visto dei dati presentati da Bruna Boroni che c'è la rete, ma per esempio il wifi è presente soltanto nel 21% degli esercizi, e sappiamo anche che su questo aspetto ci sono dei pro e dei contro, ci sono alcuni gestori che lo vedono come un elemento che potrebbe compromettere la rotazione per esempio dei tavoli e quindi il business. Qual è il suo giudizio su questo? È un fatto positivo o negativo? Si può gestire bene? Soltanto positivo, assolutamente.
il servizio in questo momento è fondamentale. Ovviamente in molti locali, come si usa al contrario, a differenza magari di Carlà, non preferiscono usare slot machine o altre cose per portare clienti, devi comunque lavorare in altre cose. Quindi ovviamente prodotto, qualità, che ovviamente in questo momento è la cosa che ha salvato il piccoli, la qualità, e noi abbiamo le cose che hanno le catene, le abbiamo in piccolo in tutti i settori, quindi abbiamo, partiamo da una colazione molto importante, che le percentuali sono quelle che avete detto. Sulla cucina, il nostro 15 anni fa era appena accennata, adesso abbiamo una cucina importante dove c'è uno chef dedicato che prepara i piatti al momento. Ovviamente qui stiamo parlando di numeri piccoli, però il concetto è questo. Invece di quanto riguarda la caffetteria, la nostra crescita va data al fatto che abbiamo una variegata offerta, quindi abbiamo molto lavorato già nel un altro locale che avevamo all'inizio e prima della trasformazione con il caffè speciale dal 1995, cosa che adesso magari si va a vedere. Quindi anche questo porta al consumo del bar e arrivare a una rete di tutta la giornata, quindi nel piccolo questo qui è lavorare su quello che chiamate voi stupire le persone, quindi comunque cercare di fare in modo che quello che arriva al tavolo non ha soltanto il caffè, ha un'offerta diversa di 30 tipologie diverse, curate con la qualità, con prodotti fortunatamente che possiamo seguire noi essendo dentro lì. Quindi un'altra cosa che ci diversifica da quello che è un franchising è il fatto che se andiamo su una cafeteria specializzata o sulla pasticceria è più difficile usare il franchising, cosa molto semplice, non semplice assolutamente, per altre tipologie di prodotti. Quindi noi abbiamo lavorato tutta la nostra sforza è stato sulla ricerca nelle varie tipologie di settori che abbiamo anche la gelateria, e soprattutto però nella pasticceria, che c'è stato il discorso del calo del consumo dei dolci, dato il consumo da varie cose, al fatto di calare proprio la quantità, no? Quindi, non la qualità. Quindi in particolar modo vediamo la crescita invece su prodotti personalizzati, quindi comunque cambia molto, insomma, la mia visione del mercato a livello delle persone, ma non cambia a livello di numeri e di tendenze su quello che avete voi detto. Allora mi sembra di capire che stacco di caffè, così come le cose fin qui viste, in effetti sono un po' il paradigma di quello che abbiamo sentito sia da IPD che Tradelab, il tema della colazione, della qualità, sempre meno commodity, quindi la competizione si gioca a un livello più alto, altrimenti si scade poi a competere con le vending machine, no? Che sono dentro i distributori automatici. Se addirittura lavorare su più caffè, addirittura fare una pasticceria sembra in contraddizione con il salutismo, e invece funziona però con un'accortezza che è quella, la personalizzazione, no? Sì, in pasticceria bisogna guardare dolce al dolce, quindi ovviamente c'è anche una percezione di benessere intrinseco, cioè comunque anche il cervello ha bisogno di stare bene, ovviamente mangiare del cioccolato fa bene a tutto, quindi abbiamo un reparto di cioccolateria importantissimo con un'enoteca importante che fa parte di tutta l'offerta, quindi questa cosa ha uno sforzo però a livello di costi di gestione alta, perché comunque in offerta. Quanti dipendenti avete? 40. 40 dipendenti. Quindi stiamo parlando di un piccolo grande, quindi un grande piccolo. Sì, ecco, però è perché la maggior parte è nel servizio. Ecco, questo è e colgo l'occasione per fare la domanda adesso a Staccoli, poi così non ci ritorniamo sopra. La cosa che gli vorrei chiedere è proprio questa: che rapporto c'è oggi in un'attività come la sua tra produzione e servizio? Cioè possiamo dire sono importanti entrambe naturalmente, però dove si gioca? No, qual è il punto critico vero? Allora, il punto critico è la produzione fondamentale, la percezione delle persone che sia fatta in loco e ha un certo costo, ma il servizio non va in questo momento del mercato a ripagare i costi che hai. Quindi fondamentalmente assurdo, la produzione artigianale o la lavorazione va a compensare
il calo che hai nel rapporto incasso servizi. Ecco, allora quando come FIPE, in particolare poi il presidente Stoppani denuncia l'involuzione del mercato che penalizza oggi il servizio, perché per fare servizio deve avere superficie, deve avere personale, devi avere tutta una serie di cose, se uno pensa banalmente al costo di smaltimento dei rifiuti, no? Che è commisurato alla superficie, quindi andiamo. Quindi lei si ritrova in questo ragionamento del fatto che in effetti oggi c'è un'esplosione, no, di take away, formule varie che puntano anche a dequalificare il modello d'offerta. C'è un altro problema grosso, che comunque la gente non vuole, non vuole poi pagare il servizio, quindi preferisce fare da solo, no? Prendendo quei 10 centesimi in meno che pagare quei 10 centesimi di servizio che te costa molto di più. Di quei quindi 10. È una cosa su cui riflettere. Però lasciate un po' Paolo. Questa è una cosa su cui riflettere. Adesso. Enrico Perniano, che è ovviamente noto produttore di caffè, torrefattore, non so come definirla, piccolo grande, ma qui, no, ripeto, l'ho detto prima, non è tanto in veste o soltanto in veste di torrefattore, di persona che si occupa di caffè, ma per parlarci di un format che hanno lanciato da qualche tempo che si chiama Coffee Shop 1882. E la cosa che le chiedo come prima è: l'avete fatto per coerenza con il fatto che vi occupate di caffè o questo è un format che deve avere anche godere di vita propria in qualche misura, perché ci credete, no, al format in sé e non come appendice della produzione di caffè? Perfetto, grazie a tutti, buongiorno, grazie per avermi invitato, sono Enrico Perniano, rappresento la quarta generazione dell'azienda, un'azienda familiare nata nel 1882. E nel 99 abbiamo aperto questo negozio che è il primo, quindi adesso siamo arrivati a 110 negozi, il centesimo è stato aperto a Singapore. Io non lo chiamo format, non lo chiamo neanche franchising, perché è diciamo la creazione del mondo verniano all'interno del punto vendita. Quando uno entra in un coffee shop che presentiamo al padiglione D2 e D1, scusate, in tutta la sua totalità, e diciamo l'esasperazione di quello che noi pensiamo sia il mondo del caffè e della ristorazione a 360 gradi. Successo o no, lo dicono i numeri, non lo so, io sono convinto di quello che facciamo ed è diciamo il risultato di un team di lavoro, di un gruppo di lavoro che parte dal prodotto, parte dal servizio, dalla presenza sul punto vendita, ma il tutto funziona perché c'è alla base un concetto di passione e formazione, perché per noi la formazione è essenziale sia di delle persone che vanno a proporre questi caffè Verniano 1882, ma anche di tutte le persone che poi ci lavorano e che sposano questo progetto a tutto tondo. Quindi per noi la formazione, vedevamo prima il trend del caffè che scende, dell'espresso che scende, scende, però dipende dove scende, perché noi crediamo che già solo su come porgere una tazzina di caffè, su come preparare il piattino per poi servire la tazzina di caffè è essenziale affinché questo non scenda. Io devo avere il piacere di bere un caffè da come me lo porge il barista. Noi puntiamo tantissimo su questo. Il successo di queste caffetterie a marchio 1892, che è la data in cui è nata l'azienda, è perché negli ultimi 5 anni abbiamo coinvolto un gruppo di aziende che ci ha supportato sia sul prodotto che sul servizio. Stiamo parlando di un supporto dal punto di vista food, dal punto di vista beverage, quindi dalla birra al vino, a quanto riguarda la preparazione dei menù della carne. Quindi tutte aziende che ci hanno aiutato per completare la gamma di prodotti e che ci hanno aiutato a formare le persone affinché questi prodotti vengano serviti nel modo corretto. Per noi è veramente quando si apre un caffè Verniano 1882, una della famiglia deve essere presente all'inaugurazione, perché è il frutto di un lavoro di 3 mesi in cui abbiamo
divulgato il marchio del caffè Verniano e la nostra filosofia, e quindi dobbiamo essere presenti e aiutare queste persone che sono degli imprenditori che hanno creduto in noi. Ripeto, per noi la formazione è alla base di tutto questo progetto, e tutte le aziende che hanno seguito noi, da partire della carne, ripeto, alla birra, al vino, sono tutti partner che sono presenti al padiglione di due, che sono qui da 5 giorni a presentare il progetto, ci hanno aiutato a farlo. Perfetto, dottor Vegnano, approfitto per chiedere un'altra cosa. Lei ha sentito i numeri sul caffè, no? Nel mondo del bar, sia in termini di peso che di evoluzione. Sappiamo oggi c'è, il mondo del bar è abbastanza variegato, la capsula, la macchina espresso, il revending machine. Qual è il suo giudizio? Che vedi in questo chiaroscuro, lei che cosa immagina per il futuro? Un'azienda come la sua, più cioè, che lei. Sicuramente parlando di capsule con noi, siamo stati l'azienda che ha aperto il mercato delle compatibili in espresso, quindi abbiamo creato un'azienda nell'azienda, quindi la capsula a casa è molto importante. Tutti ormai a casa hanno la macchinetta delle capsule, propongono e consumano il caffè. Ma il piacere di andare al bar c'è ancora. Ripeto, mi collego a quello che ho detto prima. Tutte le persone, quando incontri una persona per strada, vieni che ti offre un caffè. Però quando poi va a bere un caffè, spende un euro e dieci che sia, lo vuole fatto come Dio comanda. Quindi guarda, è diventato evoluto, guarda la pulizia della macchina, guarda come il barista si presenta. Sono tutte cose importantissime. La pulizia della macchina è lo specchio, come la cucina, dicevamo cucina a vista, vero, cucina a vista, la macchina lì in bella vista deve essere perfetta, quello che noi insegniamo. Vediamo tante volte delle lance al cuore, che se bene un cappuccino ti viene e dici ma che cosa, quanti cappuccini ha fatto, invece noi lo spieghiamo. Quindi io credo molto nel lavoro che faccio e nei mila clienti che abbiamo in Italia. Abbiamo creato una scuola di formazione con 12 trainer sul territorio, perché l'esperienza delle persone che vanno a bere l'espresso deve essere un'esperienza dura, espresso quindi veloce, però deve essere un'esperienza anche rapida, ma deve essere un'esperienza. Così chiudiamo il giro. Lei ha fatto, ci sono nuove idee da parte di Verniano per il futuro, per il mondo del bar? Sì, dei nuovi modi di bere caffè, assolutamente, ci sono, è un trend che sta arrivando, ci sono tanti colleghi nostri che propongono questi nuovi metodi, la base è comunque sempre l'espresso, è giusto ampliare la gamma, assolutamente, mettiamo il cold brew, il caffè freddo, piuttosto che Chemist, piuttosto che V60, assolutamente sì, che sono questi nuovi metodi di bere caffè che derivano da oltreoceano, dai paesi anglosassoni, però per noi l'espresso, ma comunque io non trascurerei anche la moca, perché comunque la moca a casa la bevono ancora tutti, poi c'è la macchina, alla domenica quando viene un ospite gli offro un espresso, ma la nostra tradizionale moca, la chiusura della moca, il rumore della moca che al mattino, quei due o tre minuti la preparo, io non lo trascurerei e mi vengono i brividi a parlare di queste cose, però la moca è importante quanto l'espresso, è ancora più importante, ma non dimentichiamoci la tradizione. Io, le capsule, ripeto, è un brand, è un'azienda, abbiamo creato un'azienda, bene, ma la moca è sempre lì. Teniamo capsule a distruggere la moca, però vi consente, scusi? Hanno affiancato la moca, hanno affiancato la moca. Noi vendiamo. Non ci sono uffici, non ci sono officine di meccaniche, che non c'è. Ma tanto la moca delle officine meccaniche non l'avrebbero voluto fare, perché comunque. Andavano al bar, venivano al bar da noi. Quindi. Ma io vendo, io sono. Venivano al bar da noi. Il bar, il futuro, cioè è un futuro scritto nel suo DNA, quello del. Io seguo direttamente questo settore, proprio tutte le persone che. Non dimentichiamo le persone che lavorano con me. Non per me, ma con me, perché sono delle persone che lavorano con me, che mi aiutano a fare questo mestiere che non riuscirei a fare. Non possiamo nasconderci di fronte ai trend che ci sono. Noi siamo un'azienda che vendiamo per il 50% moca e il 50% espresso, tra capsule e grani. Adesso passiamo a Massimiliano Zucchi.
Gelateria La Romana nasce 70 anni fa, quindi, giusto? Esattamente. Oggi sono 38 o è cambiato qualcosa da quando io ho 38 punti vendita, ce ne sono 4 in apertura per il 2016. Di cui 2 all'estero e 36 in Italia. 3 all'estero. 3 all'estero, ecco, quindi è importante. Ecco, allora la prima cosa che mi viene di chiederle, perché per me è stata una sorpresa, io confesso non conoscevo quella dimensione lì, pensavo a una cosa più piccola. Quando ho visto 38 attività sono rimasto veramente sorpreso, perché che cosa mi ha sorpreso? Il fatto che si riesca a mettere insieme, no, l'idea di sviluppare una catena con l'artigianalità, quindi, perché che è un punto critico del nostro modello di intendere, no, il business, il modello italiano. Non guardiamo adesso ad Autogrill, ai chef, se pensiamo però ai piccoli, perché voi eravate un piccolo, no? Come un singolo. Quindi ecco, io le chiederei che cosa è rimasto di allora, se può dire che cosa è cambiato invece, se questa è una domanda che è accettabile, diciamo. Beh, intanto grazie per avermi ospitato. Tanta roba, nel senso che prima mi ricollegavo un po' ai ragionamenti che faceva Staccoli. Il nostro è oggi ritenuto un format, però parte proprio da quella tradizione lì. Io vengo ritenuto un bambino nato all'interno di una gelateria ed è letteralmente così, ho 46 anni e tutto quanto era già stato fatto quando io sono arrivato. E la fortuna che ho avuto è di imparare questo mestiere proprio dall'artigianalità originaria che la gelateria aveva. Quello che oggi si vede, faccio un salto temporale ad oggi, è l'evoluzione, la continua evoluzione legata non tanto forse a quello che era la mia visione, ma a quello che secondo me il mercato richiedeva. Cioè il cambiare pelle continuamente, questo secondo me per tutti i presenti, in ogni lavoro, in ogni mestiere, è fondamentale perché il mestiere, perché il mercato te lo richiede. Ed è quello che è stata la grande difficoltà, conciliare l'artigianalità con un modello di business. Devo dire che non c'era uno studio, è stato fatto tutto, diciamo, anche con un po' di improvvisazione. I primi punti vendita, Gaetano forse se ne ricorda, quando abbiamo aperto a Rimini i primi 3 o 4 punti vendita, non avevano la logica semplicemente di duplicare quello che era la storia del nostro padre, fine. Ma non pensavo mai che si sarebbe potuto arrivare a questo punto e ancora oltre, perché c'è la possibilità di crescere tanto. Devo dire che, come tutte le storie di 70 anni, Staccoli è un esempio, nel mio caso ci sono avvenute cose belle e cose brutte. Nel cambiare si è seguito trend commerciali, industriali, modalità che secondo me ad un certo punto hanno anche portato lontano l'artigianalità dal DNA originario. E questa è anche l'altra cosa molto bella a livello umano, che ho avuto la possibilità di ripartire da capo, capire da dove veramente venivo, quindi le radici fondamentali, credo che tutti qui ne abbiano, ne ha veramente tante, 4 generazioni, venivo qui a raccontare la mia storia, ne ho 2, Staccoli, oramai siamo tutti, secondo me, dentro un meccanismo per cui riusciamo a raccontare molto della nostra storia e molto del DNA. Quindi ripartire dalle radici per me è stato fondamentale. E lì ho ritrovato una strada che aveva un pelino smarrito dal mio punto di vista, e improvvisamente tutto questo mi ha dato l'energia, la forza, la voglia di ripartire, chiaramente anche guidata dai numeri, perché sono fondamentali per tutti noi, e lì ho ritrovato l'energia per riuscire a capire che oggi era fondamentale rimanere legate alle radici, pur trasformando quello che era una semplice gelateria artigianale in un modello di business. Non amo chiamarlo così, noi ci chiamiamo, amiamo chiamarci famiglia di gelaterie, perché poi anche franchising, catena, sono molto assetti che tutti quanti secondo me stiamo ricercando invece l'artigianalità. Ho sentito parlare, cospetto mio, persone molto molto più avanti di me, quindi noi amiamo chiamarci famiglia di gelaterie. In questo mantenere l'artigianalità all'interno dei nostri punti vendita è stato difficilissimo. Scelte aziendali molto costose, ogni punto vendita ha un laboratorio produttivo, forse siamo rimasti pochini in Italia ad avere punti vendita attorno ai 40-50
e avere ancora laboratorio produttivo all'interno. Mantenere le fasi produttive, pastorizzazione, maturazione, adesso non me la faccio lunga perché è un altro settore. Quindi mantenere di nuovo le radici costa fatica, costa investimenti e devo dire che non basta, perché la grande verità di questo periodo è che il prodotto, forse dico una cosa molto forte, non incide per il 100% nel nostro risultato finale. Io ho dovuto modificare completamente questa visione. Avevo l'idea che se fai un prodotto buono ti si riempie il locale così. Non è assolutamente vero. Provato sulla mia pelle, non so la vostra. Oggi devi avere locali trendy, esteticamente validi, come dicevamo prima, molto puliti. Una volta noi avevamo le prananze che si attaccavano con le macchie una all'altra e vedo ancora delle realtà in giro così. Oggi abbiamo uno stile diverso, un'immagine curata, si arriva a parlare della comunicazione, del marketing e anche soprattutto di alcuni family feeling che trovi all'interno di questi format. Quindi per me è fondamentale capire prima strategicamente che non è solo il prodotto che fa il risultato finale, bisogna coniugarlo con tutta un'altra serie di cose, ognuno la sua, io parlo per il mio ovviamente, e questo è secondo me il cambiare pelle e riuscire a capire cosa il mercato in questo momento ci richiede. Lei ha detto un po' tutto, infatti volevo proprio farle la domanda sul rapporto produzione-servizio, sì. Ha già detto, e invece le chiedo, lei come vede la competizione, la dialettica, poi tra gelato artigianale ed industriale, considerando che c'è oggi negli ultimi anni e ci sarà ancora una esplosione di gelaterie artigianali, abbiamo visto quante sono, come sono cresciute e cresceranno ancora. Che giudizio lei? Sappiamo anche che dal lato dell'industria stanno cambiando diverse cose, una grande multinazionale ha acquistato una catena di gelaterie Grom, per esempio, e così via. Quindi lei che si è fatto un'idea, che cosa pensa ci sia dietro, che sviluppi? È un mercato che sta accelerando, lo dice il fatto che il SIGEP è una delle fiere più importanti del mondo. Tutti quanti, quando ci dicono siete di Rimini, c'è il SIGEP, ci vedono come qualche cosa veramente di importante, di creativo. Quindi credo che non debba dirlo io, ma questo mercato è cresciuto dei livelli e doppie cifre, ma negli ultimi direi 10 anni. C'è stata una competizione spaventosa nel mondo del gelato, che secondo me un pochino fa la coppia con quello che ha avuto anche il mondo del bar negli ultimi 20, perché io ero piccolino e stavo nella mia gelateria, di fianco c'era il famoso bar Ferrari, non so chi lo conosce, se di Rimini, che aveva i miliardi fumosi con i giochi a carte. Oggi il mondo del bar è qualcosa di completamente diverso. Io sono nato e cresciuto lì, da bambino io stavo in un bar fumoso tutta la sera a vedere questa gente che giocava a boccette. Oggi quei bar lì probabilmente si stanno estinguendo. Quindi un'evoluzione in atto. Abbiamo visto generalisti in bar che soffrono. Fondamentale. E poi, ripeto, parlo di cose, quindi scusatemi, magari parlo di cose che realmente non conosco. Nel mondo della gelateria l'evoluzione è stata pazzesca. Se penso ancora al 99, quando io ho incominciato ad aprire i primi punti vendita, che sembrava qualcosa di straordinario, e a pensare oggi che avere 38 punti vendita non vuol dire niente rispetto a un mercato. Parliamo di numeri come Starbucks, 11.000 negozi nel mondo. Chi o anche questi signori qua. Questi signori qua non li nominiamo neanche perché si sono... Quindi fondamentalmente capiamo che i modelli di business si sono evoluti, ma bisogna che non si possa combinare qualcosa. No, magari. E a proposito, quindi insomma, tante evoluzioni nel mondo del gelato e quello dice sì, sono io. A proposito, pensando, tornando sia a Fratianni che a Beretta, due categorie che sono categorie simbolo qui di SIGEP, il caffè e gelato, abbiamo visto, voi come le vedete, cioè come, che ruolo hanno dentro i vostri locali? Il caffè lo vedo meglio, la gelateria faccio fatica per esempio a capire, eppure ci sono degli esempi anche in aeroporti e così via di grande scuola del gelato. Beh, allora per noi il caffè ricopre un posto primario naturalmente. Pensiamo che dal punto di vista numerico gli item legati a questa tipologia per autogrill rappresentano in Italia un valore intorno ai 120 milioni di pezzi, quindi è una cosa veramente estremamente consistente.
e fondamentale per noi, come anticipavo prima, creare un'experience di fronte a questa che non è più una commodity, ma appunto una situazione in cui creare un contesto di esperienza forte. Relativamente invece al gelato stiamo facendo qualche ragionamento, non escludo l'inserimento in alcuni nostri flagship, però una cosa estremamente fatta puntualmente è veramente di cherry picking, perché questa tipologia di prodotto preferiamo accostarla ad altre offerte ristorative, vista la sua forte stagionalità che a nostro avviso poco si presta a rappresentare dei format da stand alone. Ok, e il MyChef? Benissimo, in realtà è un brand di Areas, quindi va benissimo. Allora, per quanto riguarda il caffè, sì, sicuramente anche per noi è una delle categorie merceologiche più importanti, in quanto indicativamente nell'arco dell'anno il numero di caffè venduti è di circa 25 milioni. Quindi diciamo che è assolutamente una categoria importante, lo dimostra anche il fatto che abbiamo fatto delle partnership commerciali con degli operatori quali Berniano piuttosto che Indy, proprio per dare un'immagine importante al concetto della caffetteria e del caffè. Per quanto riguarda il gelato, effettivamente è un prodotto particolare, soprattutto per il business aeroportuale, dove noi siamo leader, in quanto è già un ambiente freddo di per sé, perché appunto è assolutamente condizionato, quindi di conseguenza la gente non è molto invogliata. Come in merita, noi abbiamo venduto lo scorso anno circa 1,5 milioni di gelati confezionati e abbiamo chiuso un accordo che è già operativo, quindi una gelateria, una boutique, mettiamola così, che ha 6 punti vendita in tutta Italia, che si chiama San Crispino, che fondamentalmente è presente a Fiumicino con un format che gestiamo noi, ma ovviamente con il segno a San Crispino, e diciamo indicativamente il fatturato è stato di 500.000 euro. Quindi è un esperimento, state avvicinando. Ci stiamo assolutamente avvicinando perché è in crescita, come abbiamo visto dai dati. Ma io devo dire, voi siete agli aeroporti, avete visto una nota marchio di cioccolato che ha messo il gelato e si vedono le code, le code, prima non c'erano le code, no, quando c'era soltanto il cioccolato. Che diverso. Esatto. E non so se Paolo Staccoli vuole aggiungere qualcosa. Così libertà di parola. E poi passiamo la parola al presidente Stoppani, perché così dobbiamo chiudere. Poi... No, penso che nel mondo dell'oreca, chiamiamolo così, delle piccole dimensioni, dobbiamo comunque avere un occhio attento tutti quanti a questa evoluzione. Quindi, mantenere comunque la nostra tradizione, ma ricercare qualche copiare, no? Che fanno in modo molto bene i giapponesi, poi fa meglio, quello che sono le tendenze e le ricerche che le grandi aziende fanno, noi andremo a vedere di stare dietro e cerchiamo di, nel nostro piccolo, di competere. Ok, allora grazie, vi chiedo di restare qui. Do la parola al presidente Stoppani per le conclusioni e io ringrazio tutti. Ho sfrattato Luciano Braga, non solo perché ha esercitato la funzione di presentatore in modo abusivo, ma perché, come sapete, io sono orbo, ho seguito e ho degli appunti da seguire, mi è più comodo seguirli seguendo dal tavolo alcune considerazioni che mi sono fatto. Allora, tra l'altro poi, particolare delle conclusioni, improvvisandole, seguendo i lavori di questo convegno, già è difficile essere concreti o comunque costruttivi lì, d'altra parte c'è il rischio di ripetere o di uscire fuori tema. Per cui, prima cosa che vi compete, però comunque di ringraziare per l'attenzione e la considerazione che è stata rivolta alla federazione, alla mia persona, insomma, in particolare saluti di apprezzamento da parte di chi rappresenta il mondo associativo su RIM, in particolare Gianni Dino e il presidente Carlà, insomma, che hanno avuto i miei riguardi anche espressioni di sensibilità che mi hanno fatto ovviamente piacere, insomma. E tra l'altro il convegno ben fatto, insomma, con una doppia articolazione, la prima parte riferita ai studiosi che hanno rappresentato LPH, quello che è lo stato di fatto, i movimenti di flussi
stanno sviluppando nel nostro settore, e tra l'altro qualità, complimenti alla signora Boroni, insomma ha fatto un'analisi qualitativa perfetta, Luciano dovrete imparare quando facciamo le nostre ricerche su quelle che sono anche le proiezioni di nomi di tanti numeri, perché le riflessioni che ha fatto sulla slide finale sono assolutamente straordinarie, che danno anche occasione a fare mille spunti di riflessione. Poi quelli che sono i genitori che sono a questo tavolo, sono ormai bisogno di presentazione, da tutti è emersa quello che è il valore dell'impresa, delle grandi imprese, perché dietro le grandi imprese ci sono anche belle teste, e oggi a questo tavolo ne abbiamo sentite e viste diverse. Tra l'altro, ascoltando gli interventi, poi riflettendo sul tema del convegno, il futuro del pubblico esercizio, in particolare del pubblico esercizio di successo, mi è venuta in mente una tesi di laurea di uno studente dell'Università Cattolica, perché alla fine dovete sapere che oltre a occuparsi di pubblici esercizi cerca anche di frequentare buoni ambienti anche per imparare, e anzi i rapporti con le università vengono anche fatti per offrire anche una reputazione del nostro settore normalmente sottoconsiderato nonostante i grandi numeri che sviluppa. 3D Lab ha ben precisato, insomma, in un mondo fatto di crisi, a parte l'innovazione, il mercato che tiene è il mondo del fuoricasa. Allora cerchiamo anche di frequentare le università, in particolare la Cattolica, anche per le mie radici milanesi, insomma. E questa tesi di laurea fatta da un ragazzo su una storia di successo della ristorazione, in questo caso era andato ad interpretare il caso del ristorante Pisacco di Andrea Bertone, il ristoratore stellato della nostra città, aveva affrontato questo studio con un approfondimento su quella che è la strategia dell'Oceano Blu, che è insomma la principale teoria dell'innovazione di valore, che individua tutte le variabili per le quali un'attività può o non avere successo, e le idee importanti di questa teoria sono portate sull'innovazione, sul cambiamento, sulla capacità di adattamento che oggi abbiamo sfruttato e coniugato anche dal punto di vista delle imprese. E questa teoria assegna la capacità di modificare, di rendere innovativo qualcosa di già esistente, le probabilità di successo di una nuova attività. E come? Qui è difficile, ma in questo caso interpretando in maniera diversa un determinato prodotto che c'è già, dando cioè un maggior valore aggiunto, di cui oggi abbiamo avuto una bella approfondimento. E nell'approfondimento che aveva fatto su questo lo studio, insomma, metaforicamente erano stati individuati due tipi di mercato. L'Oceano Rosso, che è il mercato con molte imprese in competenza, con profitti castigati, e qui pensavo subito al mondo del pubblico esercizio, con 300.000 imprese che soffrono, dove c'è una forte tasso di mortalità, dove il rosso rappresenta il sangue delle nostre imprese che competono aspramente e con una concorrenza spaventosa che ci arriva anche dalla somministrazione parallela, che viene fatta soprattutto sul fattore prezzo, che diventa un fattore premiante dell'offerta, che crea poi evidentemente bisogni di volumi per la necessità di creare le cosiddette economie di scala. E in questo studio, se nell'Oceano Rosso, almeno nel nostro pubblico esercizio, sono inserite la stragrande maggioranza delle nostre imprese, c'è anche spazio nell'Oceano Blu, che è costituito da quelle imprese che nel mercato cercano di innovare in qualche cosa, dando cioè maggiore valore al prodotto. Se c'è maggiore valore al prodotto, probabilmente c'è anche maggior profitto, e non necessariamente questo deve essere collegato alla necessità di fare anche alti volumi di vendita. E il problema sta, come è stato detto stamattina, nel ricercare le migliorie nell'offerta, che è cosa facile da analizzare, cosa facile da studiare, è ancora cosa più facile da dire, è molto più difficile invece da realizzare. Qui abbiamo delle esperienze imprenditoriali assolutamente importanti. Però insomma, nella misura in cui si cerca di sviluppare forma di successo, insomma, queste sono attività che possono dare grandi prospettive. Certamente il nostro è un settore saturo, 300.000 imprese che sono aumentate grazie alle liberalizzazioni, alle cose che conosciamo, sono evidentemente un livello di grande competizione. Nonostante la saturazione, è un mercato che cresce, l'ha detto bene la dottoressa Moroni nella sua esposizione,
è un mercato che cresce, perché certamente la gente esce di più e cerca l'esperienza esperienziale in un certo senso e non solo il bisogno fisiologico. Cresce perché aumenta la componente turistica, cresce perché anche crescono le occasioni, o meglio le tentazioni di consumo, insomma. E tra l'altro poi la crisi ha anche sviluppato le fantasie dell'offerta, e oggi abbiamo sentito tante declinazioni di quella che è la tipologia che si sta sviluppando nel nostro settore, ma evidentemente è un settore che presenta ancora straordinarie potenzialità di sviluppo, e questo è dimostrato non da un presidente di categoria che può avere interesse di parte, ma anche dall'interesse della finanza, che sul tema del pubblico esercizio sta investendo, anche grazie alle possibilità, agli eccessi di liquidità che oggi girano sul mondo della finanza, nei fondi di private equity, che sono sempre più interessati alle attività del nostro esercizio. Guardi pensare, ad esempio, che cosa sta succedendo nel mondo della pizza, insomma, con i marchi Spontini, lo pomodoro, ne parliamo in termini positivi perché possono essere citati, nel panino, perché sono gli corteggiamenti che riguardano il panino giusto piuttosto che i panini durini, nella piadineria, nella polenta, addirittura, insomma, c'è Percassi, che conosciamo tutti, il presidente dell'Atalanta, insomma, che ha grandi investimenti nell'immobiliare, oppure la profumeria con il marchio Chicco, che sta lanciando una catena di sviluppo nella polenta. Pure ancora nei progetti che hanno fatto Rana sul raviolo, sulla quale ha aperto tutti i venditori in giro per il mondo, oppure la stessa Barilla sul tema della pasta. Avevo sentito citare Grom, acquisito da Unilever recentemente, insomma. Tra l'altro poi queste attività sono vendute a multipli che sono impensabili se guardiamo quella che è la redditività. Siccome poi sappiamo che la finanza non butta via i soldi, evidentemente che dietro c'è un grande progetto imprenditoriale che nasce dal fatto che l'esperienza che si riesce a acquisire in Italia può essere replicata più facilmente e magari con maggiori profitti in giro per il mondo. Per cui, non lo so, il bar di successo abbiamo sentito che è un bar che deve rispondere innanzitutto alla qualità di prodotto, ma questa l'abbiamo quasi per scontata, perché oggi abbiamo anche un cliente certamente esigente, ma anche un cliente competente che sa anche fare la distinzione sui tipi della qualità. C'è anche un discorso di professionalità che riguarda gli aspetti dell'esperienza, delle garanzie igienico-sanitarie. Ho sentito parlare bene da parte di Vergnano e di Zucchi il tema della pulizia, dell'ordine, anche degli strumenti di lavoro, e il tema anche del servizio, a cui però vanno aggiunti altri valori dati dall'ubicazione, dall'ambientazione, da quelli che sono gli investimenti sul marketing. Certamente la crisi, le liberalizzazioni, la globalizzazione hanno messo o stanno mettendo in discussione, o mettere in discussione vuol dire che sia finito, anzi, il modello del pubblico esercizio italiano, insomma, diffuso, accogliente, di qualità, che però a mio avviso sta vivendo un momento decisivo di svolta, dove evidentemente anche una aggiuntiva concorrenza che arriva, ripeto, dal mondo della finanza, il fatto che solo nel 2017 Starbucks, dopo N tentativi, ritorna in Italia, è indicativo, insomma, di come consideri questo mercato un mercato assolutamente di grande valore, ma di grande difficoltà, nella misura in cui riesco a far bene in Italia, probabilmente posso far bene anche in giro per il mondo. Per cui questo è stato un pubblico esercizio che vive un momento decisivo, è il valore della famiglia che ne è stato per anni un valore premiante, insomma, in termini di attenzione, di qualità. Zucchi parlava di radici, ma in questo ha solo sviluppato bene dei concetti che sono assolutamente fondamentali. Per cui è un momento decisivo, sta cambiando pelle, è molto più difficile di prima per gli aspetti di concorrenza, anche quella parallela che ci arriva da Takeaway, a cui faceva riferimento il nostro Luciano, ma anche con i rischi di dequalificazione che comporta. Abbiamo una clientela esigente che cambia, che adatta i suoi comportamenti, stanno cambiando anche le normative, in questi giorni ci stiamo arrabbiando sul tema dello street food piuttosto che della sharing economy, del resto che riguarda le nostre attività. È chiaro che oggi viene richiesto al pubblico esercizio dei valori aggiuntivi rispetto a quelli storici, tradizionali, importanti sul core business delle nostre attività. Oggi ci vogliono anche delle competenze manageriali, ho sentito parlare di aspetti salutistici, esperienziali, della trasparenza sul fronte prezzi, di quelli che sono i servizi aggiuntivi che devono valorizzare le nostre offerte. Ma oggi un imprenditore del nostro settore, oltre a queste qualità, di avere le competenze manageriali che riguardano quelle che sono la capacità di determinare un giusto ricarico, i temi del food court, i temi della rotazione del magazzino, i temi della gestione del personale, eccetera. È chiaro che
l'impegno di una federazione così complicata, ma la federazione da una parte è quella di tutelare gli interessi, su questi siamo fondamentalismi, perché guai ci tocca e se ci tocca cerchiamo di fare quello che è l'attività sindacale, ma dall'altra anche quella di promuovere cultura imprenditoriale. Nel promuovere cultura imprenditoriale non posso che fare riferimento alle tante declinazioni che ha sviluppato la dottoressa Moroni nella sua presentazione, dove ha parlato di integrazione di servizio, anche sul tema della ludopatia la federazione si sta discutendo e si pone anche la responsabilità sociale nell'esercizio, non solo l'aspetto di business. Ha parlato di ibridazione, ha parlato di specializzazione, dove quell'art poteva essere eletto con qualche equivoco, ma che è presentato nel suo modo, evidentemente, dove deve essere una scelta di fondo e non improvvisata senza quello che è l'aspetto fondamentale. E tanti altri bei concetti che avete già sentito. Comunque, mi pare che capito che al di là delle preoccupazioni, delle difficoltà, eccetera, possa aver interpretato, almeno questa è la mia impressione, un ottimismo e fiducia su un mercato assolutamente vivace, dove premiano evidentemente i più bravi, ed è questo certamente un aspetto importante per i nostri imprenditori, ma anche confortante per chi ha la responsabilità di un settore che è importante non solo per i numeri che esprime, ma anche per i valori sociali che lo caratterizzano, che conoscete, perché immagino che siano qui soprattutto i pubblici esercizi, che non manco mai di sottolineare e che in ogni occasione cerchiamo di rappresentare a chi molto spesso fa le leggi con i piedi, che cerchiamo invece di far ragionare che nel modello pubblico esercizio c'è anche un ruolo sociale di aggregazione, di convivialità, dello stare insieme, dell'ascolto, che è un valore essenziale sul quale evidentemente c'è una civiltà diversa dalla nostra che sta combattendo e si arrivano ai temi del terrorismo, degli attentati che ci riguardano, ma che dobbiamo essere capaci di salvaguardare, cercando di fare bene il nostro lavoro, di guadagnare, perché senza guadagni non si remunera il capitale, non si fanno gli investimenti nelle migliorie e non si retrocedono soldi ai nostri dipendenti, ma con quelli solo anche di valori aggiuntivi dati dalla responsabilità che caratterizza il nostro attività. Quindi questa è la conclusione. Grazie a tutti e alla prossima.